Il cibo per me è uno degli argomenti forse più importanti di tutto questo. È anche nota dolente qualche volta. Perché? Innanzitutto perché io sono particolare anche nella vita e tutti quelli che mi conoscono sanno che, insomma, non è che mangio nel primo posto che capita. Mi piace anche cucinare, mi piace mangiare bene. Parto dal gusto, non sono un maniaco, di quelli, però mi piace soprattutto mangiare bene, però tutti mi dicono: ma allora è un lavoro? Io dico: certo, è un lavoro, tant'è che considero il mangiar bene una forma moderna di caccia, no? Prima l'uomo andava a caccia per procurarsi da mangiare, oggi, soprattutto per uno che viaggia, cambia luogo, deve trovare subito, come per me, io devo trovare subito, non è che vado a mangiare in un posto qualsiasi. E poi non solo sono convinto che, vabbè, il cibo e la testa, insomma, sono strettamente legati, hanno molto a che fare. E diciamo che i piaceri culinari si ripercuotono sull'umore e quindi anche sulla prestazione. Cioè, è importante, secondo me, il cibo è importante, un momento importante, sempre la vita. Ma poi, siccome sono fortunato, anche in questo ho avuto la fortuna di incontrare Giovanna, che è la mia nutrizionista, che ha iniziato a seguirmi, poi vabbè, lo spiegherà lei già da tempo. Intanto subito abbiamo stabilito un rapporto d'amicizia perché parliamo di un argomento comune che ci interessa. Poi io dico, considero anche il preparare da mangiare un atto d'amore, quindi credo che lei questo lo abbia fatto veramente con quella passione che è importante, perché ho tutto, no? L'energia e tutto si trasferisce e mangerò veramente bene. Giovanna Ghiani dell'Università di Cagliari, la nutrizionista che è dietro, abbiamo parlato prima di cuore tecnologico, qui invece c'è il cuore alimentare, Cuore il alimentare. cuore nutritivo del velista oceanico. Cuore nutritivo Come dove? mangerà Gaetano? Allora, Gaetano mangerà benissimo, perché Gaetano ha di base già delle abitudini alimentari, oserei dire, perfette. Istintivamente cerca le cose migliori e le cose di maggior qualità, quindi alimenti nutrienti, non alimenti vuoti, non calorie vuote, quindi alimenti che diano tutti i nutrienti necessari. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo stabilito il suo fabbisogno energetico e abbiamo studiato la parte più importante che ha preso più tempo e comunque è stata anche più piacevole, è stata studiare le sue abitudini alimentari, perché chiaramente noi gli dobbiamo dare quello che gli piace, non quello che piace a me o quello che piace a qualcun altro. Quindi abbiamo studiato le sue abitudini alimentari e studiando le sue abitudini alimentari, subito dopo abbiamo dovuto vedere cosa era compatibile delle sue abitudini alimentari con la lunga conservazione. Perché ricordiamo che qua a bordo non c'è frigorifero, c'è una pentola a pressione con del Che è fuoco un'opzione che abbiamo limitato, che è aggiunto un noi. optional che ha aggiunto Gaetano, per fortuna anche mia, quindi con lo spazio e con il peso. Lui mangerà, che cosa mangerà? Mangerà cibi buonissimi, tutto integrale, molti cibi sardi, perché comunque è una tradizione dei pastori sardi stare tanto tempo lontano da casa e portarsi negli ovili dei cibi che si conservassero a lungo. Quindi un po' di cibi provenienti dalla tradizione sarda, tipo il pane carasau, che comunque dura mesi, il pane bistoccu, le gallette di Carloforte, e poi anche cibi derivati dal mare, la bottarga, il tonno, e poi anche dei cibi molto tecnologici, che sono i cibi quelli che sono andati nello spazio, fatti apposta, nutrizionalmente bilanciati. Comunque, per fare in fretta a spiegare come dovrà fare Gaetano per mangiare, lui avrà tutti i giorni una busta e dentro questa busta ci saranno i due pasti principali più circa 3 o 4 spuntini. I due pasti principali saranno uno lento e uno veloce. Quindi tutti i giorni Gaetano avrà due pasti, un pasto che metterà su velocemente, anche in 5 minuti, e un pasto più lento che magari necessiterà di 20-30 minuti di preparazione. Ma come sono questi 20-30 minuti di preparazione? Ad esempio, una pasta asciutta noi la dobbiamo far cuocere, però risparmiando il gas. Quindi come faremo a cuocere una pasta asciutta risparmiando il gas? Metteremo la pasta a mollo nell'acqua bollente con la giusta quantità d'acqua, ce la dimenticheremo lì per 20 minuti e poi dopo 20 minuti io vi garantisco che noi troviamo la pasta giusta cotta al dente. La condiremo con pomodoro secco, porcini, insomma avrà Spiega tante chi è già possibilità. tutto pronto, nel senso che io Naturalmente è questo già gli ho tutto chiesto, non pronto. devo pensare, perché queste ricette sono già le bustine, metti 1, 2, 3, 4, gira e pronto. Ecco, questa è la Esatto, cosa. la cosa particolare è che ogni pasto ha le sue indicazioni, quindi c'è un'etichetta sul pasto in cui c'è scritto fai prima questo, versa questo, accendi il gas per un minuto, versa, e avrà tutto pronto. Quindi
Quindi diciamo che abbiamo pensato noi al posto suo, proprio per cercare di rendergli le cose più facili possibile. E abbiamo pensato anche noi all'alternanza dei cibi, cioè lui ha un menù di 10 giorni, lui per 10 giorni non mangerà mai la stessa cosa. Questi 10 giorni si ripeteranno all'incirca 12 volte e sono già tutti quanti divisi nelle loro buste giornaliere. Poi tutti i giorni avrà un bel sacchetto di semi oleosi, quindi mandorle, noci, nocciole, eccetera. Cioccolato. Avrà del cioccolato, quindi una consolazione, una coccola, avrà una barretta e avrà anche della frutta disidratata. Il meglio che abbiamo potuto trovare. Quindi, riassumendo, sfatiamo due cose. Primo, non ci sono solo liofilizzati, no, disgustosi. No. Quelli proprio abbiamo cercato di soprattutto evitarlo. Soprattutto una cosa importante è che, insomma, noi italiani, se c'è una cosa che sappiamo fare, visto che questa barca poi si chiama Italia, è cucinare. Quindi, pensare di partire con dei liofilizzati americani o francesi è veramente, no, bisogna mangiare bene. Anche perché siamo un po' tutti e due maniaci degli ingredienti. Provate a leggere degli ingredienti delle bustine liofilizzate, poi ne parliamo. Come si è risolto per il liofilizzato? Per il velista oceanico ha il vantaggio innegabile dello stivaggio, dello spazio, certo, del piccolo spazio e del piccolo peso. Questo come lo abbiamo risolto? Perché è chiaro che da un lato per mangiare bene... Ma è uguale, perché è tutto disidratato, è tutto asciutto, quindi è come se fosse un liofilizzato. Più o meno un chilo al giorno. Ci sono dei gamberi liofilizzati, Giovanna, facciamo proprio questo, degli esempi di ricette. Ok. Una ricetta. Allora, una ricetta tipo potrebbe essere malloreddus con pomodoro secco e mandorle. Quindi, come si fa a fare il malloreddus con pomodoro secco e mandorle? Si prende questa pentola, ci si versa già un po' d'olio nel fondo, si buttano i malloreddus, si butta il pomodoro secco, ci si butta la giusta quantità d'acqua, la si chiude, lo si lascia riposare per un quarto d'ora, lo si riapre, si spolverizza con delle mandorle tostate che saranno in una bustina a parte già dosate e qui abbiamo comunque un ottimo primo piatto nutriente. La stessa cosa si può fare col tonno, la stessa cosa si può fare con i gamberi disidratati. Quindi comunque si può fare con la fregola, che è una pasta tipica sarda, si può fare in tanti modi, con i porcini, insomma si possono fare veramente tante cose. Oppure una cosa facilissima, ancora più veloce, il pane carasau sardo, lo si bagna con un po' d'acqua, si mette nel fondo della pentola, ci si spolverizza sopra un po' di pecorino, oppure una fetta di pecorino stagionato, che anche quello dura tantissimo. Si accende lievemente il gas, si fa fondere il pecorino, ci si butta sopra altro pane carasau, un po' di miele, un po' di noci e abbiamo fatto un dolce meraviglioso che non solo anche è anche un piatto unico. Ma io gli ho detto che sul pane carasau, visto le botte del Class 40, ho i miei dubbi che possa rimanere integro, quindi lo mangio già a zuppa sicuro. Alla disperata una bella zuppa di pane carasau e con un parmigiano disidratato sopra. E poi c'è un piccolo esperimento che veramente rimane un esperimento, perché non so, da provare una piccola germogliera, piccolissima, con dei germogli per avere ogni tanto, almeno una o due volte alla settimana, qualcosa con leggera, semplice, che sta lì da parte. Non lo proviamo. È una citazione per Matteo Miceli, diciamo. No, l'ho imparato da Alessandro Di Benedetto. Ah, ecco, bravo. Ah. Questa è una sua idea e lo faceva, siccome lui è pieno di queste risorse, Alessandro ha un sacco di idee, è veramente un navigatore vero d'alto mare, per tutte queste soluzioni ne ha ideate 2000, aveva anche la tuta con la resistenza.